Ciao amici da Frank Bianconero, la devono smettere questi qua fantomatici commentatori, bella brutta, oggi spenta, oggi troppi errori. Nel calcio conta vincere e l'Inter sta vincendo meritatamente, è normale che io stavo lì, ma quando tu comunque tieni le partite sempre vive, riesci a far gol, riesci a far fare errore agli avversari. E comunque con la cavolata, scusate, di Izzo, perché un giocatore di Serie A che fa un rigore del genere, con l'attaccante di spalle alla porta, non può mai prendere la palla e ti dà il calcio da dietro. Per me sono giocatori da togliere subito dalla Serie A, ma a prescindere se lo fa contro l'Inter, Frosinone, Juve, Crotone, tutto quello che volete. Ma in Serie A io un allenatore di Izzo oggi lo attacco al muro. Perché se faccio una partita ordinata, perché oggi c'è da dire che il Torino è 10 giorni che non si allenava, ma l'ha motivata bene Nicola. E Nicola, insieme a Gotti dell'Udinese, è l'unico che ha capito come si affronta l'Inter. Stando bassa dietro, non dando spazio ad Hakimi, che abbiamo visto che quando non ha spazi ha molte più difficoltà tecnicamente nel muoversi in campo, e non dargli mai spazio, forse un contropiede il primo tempo gli hanno dato. Ma il Torino ha fatto il suo. È normale che se poi ci sono degli errori madornali dei propri difensori, sia sul primo che sul secondo, perché parliamoci chiaro, l'ha richiesto il Liverpool. Bremen è un gran difensore, veloce, fisico, lucido, impatta fisicamente anche con Lukaku oggi, che Lukaku oggi per me è stato il peggiore in campo insieme a Gagliardini e Bastoni oggi anche. Però il Torino ha fatto il suo, è riuscita subito a pareggiare, che non mi dicono ora ha vinto l'Inter, ma se mi avessero detto che quello era fallo è assurdo, perché il fallo lo fa De Vrij su Bremer e De Vrij che va addosso a Barella, perciò hanno fatto confusione loro stessi. Detto ciò, ritorno, l'Inter non la becchi più, Conte si è messo in testa ai giocatori e dobbiamo essere sempre equilibrati agli obiettivi. Ci abbiamo provato, ci abbiamo sperato, perché Nicola dà alle sue squadre quell'atteggiamento vivo, ma l'Inter oggi giocando malissimo da tutti i punti di vista ha vinto la partita, sta a significare che merita dov'è, è la più forte del campionato, lo sta dimostrando con i risultati. Trevisan ha danni, troppi errori, la lettura, e oggi non va, alla fine fai 3 punti. E alla fine fai 3 punti. Giochi male, vinci, prendi 3 punti, ma vinci. No, perdi 3 punti, ma non perdi. No, vinci, prendi 3 punti e vai più su in classifica ed è preso dagli altri. Ma non parlo di Juve, perché io l'ho detto da subito che se la Juve dovesse arrivare all'Inter ci vuole il crollo totale dell'Inter e una Juve miracolata che dovesse fare 13 vittorie. Detto ciò, però, dobbiamo essere sempre coerenti quando si parla. Il calcio è fatto a questi livelli di risultati e chi vince ha sempre ragione. Mi duole dirlo, ma oggi l'Inter ha vinto meritatamente. Il calcio è il giudice supremo dei risultati sportivi. Non andate dietro alle minchiate che vi vogliono far entrare in testa, perché oggi il Torino si può dire che non c'era Singo, Belotti, Rincon. Ma non si è vista perché la mentalità era giusta, ma poi regalano i gol e le squadre più forti e più attrezzate approfittano degli errori altrui. Questa è mentalità, questa è, come si dice, mentalità vincente che Conte gliel'ha data ai suoi negli ultimi 2 o 3 mesi soprattutto, anche se vince, cos'è, nelle ultime 18 ne ha vinte 15 o 16, non lo so, ma gliel'ha data tranquillamente. Detto ciò, complimenti all'Inter, io fino all'85esimo stavo lì. Non ci sono riuscito, ma quando uno vince si fanno i complimenti e si va avanti. Le cavolate stanno a zero, i fatti stanno nel campo. E ricordate che dovete lasciare l'iscrizione al canale, perché io parlo di calcio e parlo di risultati e quello che si vede in campo, non la filosofia dietro i banconi e dietro le sedie. Se vince l'Inter, ha giocato male ma ha vinto l'Inter. Se vince la Juve ha giocato male, vince la Juve. Se l'Inter vince e gioca bene, vince l'Inter. Devi vincere le partite a questi livelli. Ciao a tutti da Frank Bianconero. Sempre però fino alla fine Forza Juve. Con la sconfitta della Roma speriamo che la Juve tenga almeno a posto la posizione che è per la Champions League. Ciao a tutti. Iscrivetevi al canale.